un pomeriggio da incorniciare per la Berretti della Casertana, che batte il Benevento e balza al comando della classifica. La truppa di Troisi annichilisce i giallorossi e porta a casa 3 punti importanti con il punteggio di 4-2. Buona la prova del collettivo, Mergersi protagonista e Bomber Ginestra, autore di un poker che manda in paradiso la sua squadra. L'attaccante rossoblu apre le danze al terzo, quando approfitta di una disattenzione difensiva per siglare l'1-0. I saniti non restano inermi, al 13° vanno vicino alla rete con una conclusione di Esposito salvata sulla linea da Sensio. Al 17° l'ex giallorosso perfetto impegna Di Donato con una punizione da posizione defilata. Sul successivo calcio d'angolo giunge il raddoppio con Ginestra che di testa gonfia la rete e manda in visibilio pubblico e compagni. Casertana non si ferma e al 20° Filogamo cerca la quarta marcatura stagionale con una conclusione che sfiora la porta. Al 47° si fa vedere la strega con 4 occhi, ma il tiro dell'attaccante Sannita viene prontamente deviato in angolo. Nella ripresa la musica non cambia, dopo 2 minuti Iodice accorcia le distanze e porta il punteggio sul 2-1. Tutto lascia presagire una rimonta del Benevento, ma i padroni di casa chiudono virtualmente la gara al 15° con Ginestra che manda la palla in rete grazie a un fortunato rimpallo con Paradisi. Un minuto dopo arriva il 4° gol con un tiro dalla distanza del solito Ginestra. Il bomber rossoblu sfiora addirittura il pokerissimo al 23°, ma la sua conclusione viene fermata dalla traversa. Al 31° la truppa di Carbone accorcia le distanze con Esposito, ma la strega non riesce l'impresa della rimonta. La casertana adesso guarda tutti dall'alto e l'obiettivo è quello di non soffrire di vertigini. Per il Benevento si allontana dalla zona playoff, distante ora 5 punti. Beh, direi che è stata da parte nostra una buonissima gara. Abbiamo fatto un inizio di gara molto molto forte, abbiamo aggredito l'avversario. Abbiamo trovato, secondo me, meritatamente il vantaggio, il doppio vantaggio, e gestito bene il primo tempo. Il secondo tempo siamo partiti un po' lenti, come spesso ci capita ci adeguiamo un po' a quelle che sono l'ambiente circostante, quindi abbiamo rischiato di riaprirla. Siamo stati, devo dire, anche un pochino fortunati sul terzo gol che ci ha permesso, ecco, poi di riprenderla e di fare il quarto. Quindi, ripeto, sono molto molto soddisfatto per i ragazzi, per la crescita, per come, insomma, sta andando questa squadra settimana dopo settimana. Lavoro, passione. E ripeto, dall'inizio ci siamo prefissati di lavorare settimana dopo settimana, e i ragazzi lo fanno alla grande, ogni settimana danno disponibilità, quindi credo che sia solo questa la ricetta, nient'altro. I ragazzi veramente in questi 3 mesi hanno spinto tanto, hanno meritato quello che oggi dice la classifica, perché su ogni partita veramente abbiamo dato tutto, meritatamente. E dopodiché ripartiremo da Catanzaro. I primi 10 minuti sono stati difficili, abbiamo preso un gol presto e questo ha un pochino sfalsato quelli che erano la preparazione della partita, però sono dei ragazzi, ci può stare che un approccio negativo in un derby rischi di pregiudicare la partita. Poi ci siamo rimessi in piedi, avevamo la partita in pugno e poi nel calcio è questo, l'episodio può condizionare il match. Io sono sicuro al 100% che gli uomini che sono andati in campo sono calciatori di assoluto livello. Purtroppo oggi, nell'approccio negativo alla partita, diciamo, loro hanno pregiudicato l'aspetto psicologico. Quando in un derby l'aspetto psicologico non è roseo, rischi di non essere più lucido in ciò che fa. In questo momento c'è un divario, loro lottavano per il primo posto, noi per agganciare i playoff. Vorrà dire che noi dovremo continuare il nostro percorso di agganciare i playoff e vorrà dire che la Casertana dovrà e puntare alla vittoria del campionato. Una bella partita, comunque il Benevento è una bella squadra. Poi ho messo tanto impegno, abbiamo sudato la maglia tutti i ragazzi, anche grazie a loro questa vittoria, questi 4 gol, quindi li dividiamo insieme. Beh, concentrazione sicuramente, tanto lavoro e non mollare mai niente. In un primo momento abbiamo sofferto, poi comunque facendo primo gol, secondo gol la partita si è messa un po' a favore nostro. Secondo tempo comunque 2-1, si è riaperta, poi con 2 gol finali è finita.
La Casertana è una bella squadra, lo sapevamo, è una squadra che merita di stare là e l'ha dimostrato. Un po' di partite che facciamo fatica ad entrare in partita subito e ci riprendiamo sempre dopo, però a volte non basta, come è successo oggi. Questa sosta secondo me non ci voleva perché dobbiamo pensare sempre più a una sconfitta che arriva dall'ultima partita e penso che faremo più un lavoro fisico, visto che appunto c'è la sosta e cercheremo di fare meglio a ritorno. Niente, abbiamo fatto una buona gara, abbiamo dominato fin dall'inizio. E niente, non abbiamo concesso poco, abbiamo concesso e una buona prestazione, penso di aver fatto tutto quello che mi ha detto il mister. E niente, abbiamo giocato con la squadra, niente, dobbiamo continuare così, dobbiamo vincere partita per trovarci sempre al primo posto. Abbiamo meritato di perdere, il primo tempo abbiamo preso 2 gol subito, uno dopo 2 minuti e il secondo dopo 10 minuti. Uno dietro l'altro e subito da lì la nostra partita è iniziata in salita. E subito il secondo tempo abbiamo trovato subito il gol e stavamo attaccando. Poi subito dopo il terzo abbiamo abbassato la guardia. Questi i risultati della 10ª giornata. Agragas Catanzaro 0-1, Casertana Benevento 4-2, Lecce Foggia 2-1, Martina Melfi 4-0, Matera Cosenza 1-2, Messina Catania 0-1, Monopoli Andria 4-3. La classifica vede la Casertana al comando con 21 punti, segue il Matera con 20, Monopoli 19, Lecce 18, Catania 17, Foggia 16, Catanzaro e Andria 15, Benevento e Cosenza 13, Agragas 12, Messina 6, Martina 5 e Melfi 3. Ricordiamo che Catanzaro e Martina hanno una gara in meno. Il prossimo turno, in programma il 5 novembre, vedrà sfidarsi Benevento Foggia, Catania Agragas, Catanzaro Casertana, Andria Lecce, Martina Messina, Matera Monopoli e Melfi Cosenza. L'insistente pioggia non ferma il Benevento che tinge il derby di giallo-rosso. La compagine allenata da Ignoffo espugna il terreno di gioco della Casertana e si conferma al terzo posto in classifica, a sole 3 lunghezze dalla capolista Pescara. Alla vigilia la gara contro il rosso-blu si prevedeva abbastanza dura soprattutto sul piano dell'agonismo. Una volta in campo, i giallorossi sono capaci di sfruttare al massimo le occasioni create con un super Rugga. L'esterno offensivo decide la gara con una doppietta che non lascia scampo alla truppa di Bovenzo. La rete che apre le marcature giunge dopo soli 7 minuti, con il giallorosso che si infila bene in aria e insacca con un tiro indirizzato sotto la traversa. Il Benevento sale sugli scudi e al 20° raddoppia. Cioce respinge bene un contropiede dipinto, ma sulla ribattuta interviene Ronga che con un tiro dalla distanza gonfia la rete per il 2-0. La strega gestisce al meglio il vantaggio, limitando gli attacchi degli avversari. Nella ripresa la Casertana cerca di accorciare le distanze, ma trova dinanzi a sé un ottimo Bruno, che al 12° deve in calcio d'angolo una conclusione di Esposito. Nei minuti successivi la gara non offre altri spunti, consegnando al Benevento 3 punti d'oro. Nella prossima giornata i giallorossi se la vedranno contro la capolista Pescara all'Imbriani. Per la Casertana si tratta del secondo stop consecutivo. I rossoblù cercheranno di tornare al successo domenica prossima, quando affronteranno la Maceratese. Thank you.
Questi i risultati dell'undicesima giornata: Casertana Benevento 0-2, Pescara Teramo 2-0, Foggia L'Aquila 0-0, Lupa Roma Ascoli 0-0, Melfi Lupa Castelli 1-2, Roma Latina 3-1, Lanciano Maceratese 2-3. La classifica vede al comando il Pescara con 26 punti, segue la Lupa Roma con 25, Benevento 23, Roma 21, Foggia 19, Casertana e Maceratese 17, Lupa Castelli 16, Latina e L'Aquila 14, Teramo 13, Lanciano 4, Ascoli e Melfi 3. Il prossimo turno in programma domenica 29 novembre vedrà sfidarsi Ascoli Foggia, Benevento Pescara, L'Aquila Melfi, Lupa Castelli Lanciano, Lupa Roma Latina, Maceratese Casertana e Teramo Roma. Quattro reti per stendere il Benevento nel derby campano, un balzo in avanti nella nostra classifica dei bomber dove è salito a quota 7 reti, ma soprattutto una giornata impossibile da dimenticare per Marco Ginestra, quattro prodezze che è giusto rivedere perché calare un poker non è impresa da tutti i giorni. Seconda posizione in coabitazione, Ginestra e Pisani con 7 reti. Nell'ultimo weekend sono andati a segno anche Iodice ed Esposito della Berretti giallorossa e Ronga, autore di una doppietta con l'Under 17 che ha vinto il derby con la Caseltana. L'appuntamento con la classifica dei bomber è per la prossima puntata. Sono Biagio, sono calabrese, gioco a centrocampo. Mi ispiro a De Jong, quindi le mie caratteristiche sono di incontrista. Però mi piace anche impostare il gioco. Giocavo nella scuola calcio Pietro De Giorgio, capitano del Crotone. Una bella esperienza essere qua. Sono arrivato grazie a Claudio Fusco che mi ha portato qui. Certamente Benevento è un settore professionistico e quindi è tutto diverso. È tutto legato al professionismo, invece la scuola calcio era più un modo per divertirsi, ma soprattutto anche per imparare. Invece qui si punta soprattutto a vincere. Quello che mi danno cerco di darlo in campo e cerco di fare sempre di più. Mi fa stare bene, ho la possibilità di avere un tutor come Daniele che ci segue e ci aiuta sempre quando abbiamo dei problemi. E in più non mi fa mancare niente, se ho dei problemi il mister e tutti sono sempre a disposizione. Tutti i miei compagni del conflitto sono bravi ragazzi. E dal primo giorno che sono arrivato mi hanno trattato come se fosse loro fratello. Il calcio per me è tutto. Ho cominciato a giocare quando avevo 2 anni e questo per me è già un traguardo essere qui in un settore professionistico. Il mister, più che a livello tecnico, ha un grande valore umano. E a me personalmente interessa più avere un mister
bravo a livello umano che a livello tecnico. Poi il livello tecnico è un valore, che è un valore in più. Bene, bene, il nostro gruppo è un grande gruppo e anche per questo siamo primi in classifica. Questo inizio è stato grandioso. Siamo partiti col piede sbagliato a Caserta, però poi ci siamo rifatti e poi abbiamo avuto un tour de force molto importante con Andrea e Avellino. Ora ci aspetta il Bari e dobbiamo dare sempre di più. Sono Mattia Mirabile, faccio il terzino destro, uso bene tutti e due i piedi e ho gamba. Sì, è il mio primo anno, mi trovo molto bene qui. Prima sono stato in una scuola calcio, stesso nella mia, nel mio quartiere. Mi trovo molto bene qui, ho trovato un bel ambiente, un ottimo staff, mi trovo bene con mister che mi dà fiducia, io cerco di ricambiare la sua fiducia. Lo staff sanitario è ottimo, il dottor Milano e il dottor Rocco sono sempre disponibili per noi, mi trovo bene. Ovviamente la differenza è grande perché appunto è un settore professionistico, allora tutto è più accentuato, è tutto migliore. Mister è un'ottima persona, cerca di farci capire bene le cose e insieme a lui stiamo facendo bene. Calcio per me è tutto, ho incominciato da quando ero piccolo e ho subito capito che era la mia passione. Sicuramente darò il meglio di me, farò tutto. I miei obiettivi è arrivare ai margini del calcio professionistico. Il mio calciatore preferito è Dani Alves, mi piace il suo gioco, come gioca.